ma dico, ma come fa lei a avere questo culo, questa fortuna di trovare posteggio, il posteggio, il parcheggio da queste parti? Una volta ogni 100 anni. Ben trovata, Di Pietro, ma come sta lei così bellissima? Bene, di prima grazie. Mattina lei, indovino, cioè qui a Roma, sì. Basta venire dal naturopata, naturista, naturopata, e si trova questo splendore di atleta. Ma tu dove ti eri nascosto? Dietro un cespuglio che non ti ho visto arrivare? Non te l'aspettavi? No, dillo che no, non ti aspettavi. No. Soccorso acquatico, perché? Perché stai facendo riabilitazione da queste parti. Sì, esatto, faccio riabilitazione qui, nella piscinetta. Senti Silvia, ma che sta succedendo? A che punto stiamo con col problema e come lo risolviamo e quando ti rivedremo? Perché un po' ci manchi, no? Grazie. E a che punto siamo? Vabbè, sono a poco più di un mese e mezzo dall'intervento, quindi però ho iniziato a camminare. Ma raccontaci cosa nello specifico, intervento dove? Intervento al tendine rotulio del ginocchio sinistro, ho avuto una degenerazione già da quasi un anno, soffrivo di questo problema e quindi un paio di mesi fa abbiamo deciso, no forse un po' di più, di operarmi perché non riuscivo a risolvere con le terapie conservative. E quindi è già un anno che combatto con questa cosa. Ora è lunga, però mi sono operata. Senti, ma che... tenendo fermo il ginocchio, sì. Si può nuotare con quelle braccine bellissime, fortissime, incredibili che hai tu? Cioè, come si sviluppa la tua giornata di allenamento? Come si sviluppa? Io nuoto un giorno sì, uno no, l'altro faccio palestra, se no combino le due sedute, però faccio per ora solo braccia, mi metto il mio tutore e... con cui anche entro in acqua e niente, pull in mezzo alle gambe, a volte con l'elastico e con Mirko Nozzanillo inizio... che urla lo stesso, sì lui. Sì, lui comincia... Tuo allenatore? Sì. Incomincia già... Mirko inizia già a mettere qualche lavoretto, vabbè ma facciamo questo, facciamo quest'altro, comunque un po' di qualità, ora devo iniziare con l'aerobico, mi devo mettere in forma, però... Beh, in forma, scusami, prova costume ci siamo, no? No, vabbè, ma la costume ci deve essere sempre, per noi non è una questione solo estiva. Sì, no, è una battuta, sì, evidentemente, lo so. Evidentemente. E quindi la previsione qual è? No, di ritornare? La previsione speriamo per la stagione prossima, quindi di iniziarla normalmente. Quindi saltiamo l'europeo, certamente, sì, questo certo. Non è fuori sì, da sì, ogni sì, dubbio. Sì. E poi si parte diretti in Corea, col mondiale. Che ti devo sì, dire, Chris, sì. A chi vabbè, ma la divieto, scusa. No. No, ma io non lo so, cioè io già se mi conosci sai che sono scaramantica, no? Sì, vabbè, ma ecco. Ormai la farfallina, sì, la sa, bichiera, esatto. Ci conosciamo da un sacco di anni. In più, questa volta veramente, io non so cosa... Qualcosa che mi aspetterà, insomma lo so, però chi vivrà vedrà. Senti, i 100 metri stile libero, sì. Quelli della Pellegrini, tu sì. Che sei la super specialista, un consiglio, anche se poi Federica insomma di consigli... Beh, un consiglio a Federica? Sì. Beh, è un po' difficile dare dei consigli a Federica. Eh no, perché vedo che, lo sai che stanotte, non so se stanotte, in America la Ledecky ha fatto il record del mondo, si è di nuovo risvegliata. No, non mi hanno detto niente. Se tu guardi su in Biza, leggi sì. di questa mostruosa, nel senso agonistico, sì. Ledecky che ha abbassato il record del mondo nei 1500, quindi ci sarà probabilmente da quest'estate un rigurgito in tutte le distanze, in tutte i... Di velocità anche, insomma, voglio dire, visto sì. Che Federica affronta una specialità che è un po' la tua, no? Perché, no, è un po' quella di tante specialiste della distanza, diciamo. Che... Ma non facciamo i democristiani! Ma non facciamo i democristiani! Vabbè, tu si sei... è messa... lei sa perfettamente, insomma, non è una sprovveduta, quindi sa chiaramente quali sono le sue avversarie. Non posso di certo darle consigli io, cioè posso solo incoraggiarla come posso, ma lei lo sa che è difficile, lo fa per divertirsi, credo, e avere obiettivi diversi, fa benissimo, non ha più niente da dimostrare a nessuno. E invece tu tra lo stile e la farfalla, poi nel proseguio come ti gestirai? Ma io non ho, a parte i primissimi anni, diciamo fino al 2013 che lavoravo più che altro sul delfino, ormai faccio tutte
tutte e quattro le specialità, sia delfino che stile 50 e 100. Quindi ora vediamo, ora con questo problema bisogna vedere lo risolviamo. Quanto sì, ma però, quanto insomma, magari con i medici sul delfino, non lo so. I medici cosa dicono? Il ginocchio si sistema, poi torni di nuovo come prima. Anzi, meglio lo forse. Vediamo a 3 mesi dall'intervento, in teoria. Certo che è un periodaccio questo, detti polaccio che ha il problema, sì, insomma, un po' di infermeria acquatica. Sì. Noi stiamo diventando un soccorso acquatico perenne, noi di Swim Beats. Vabbè, magari portate fortuna. Ma questo sicuro, lo sai, no? Quello che... A proposito, facciamo un po' di gossip, ma... Oddio. L'amour? No, come no? Dai, su, dai, un po' di pepe ma questa mattina. Allora, io sono scaramantica e riservata, cioè non è inutile. Claudia, che sei single? Sì, sono... Sì. Piacevolmente? No? Sì. In attesa del grande amour? No, ma una bella ragazza dire. Così, ma come fa a essere single una bella ragazza come te? Ne parleremo in separata sede. In separata, allora senti, fai una cosa, andiamo a prenderci magari dopo un caffè, così mi racconti dietro il dietro le quinte della di pietra. Vediamo cosa riesce a strapparmi. Come dire, in bocca al lupo, crepi il lupo e ci vedremo. Quando è che fai, quando ti operi? Quando ti operi, il ginocchio? Mi sono già operata, giusto. No. Che gaffo. Terrificante. Ma è prima mattina, che ore sono? Scusami. No, non è prima mattina, sono le 10:30, non hai nessuna scusa. Sono arrivato in anticipo. Vabbè, dai, per quello. Infatti. Alla prossima. Con Swim Beats. Baci. Ciao.